Ottima vittoria del Napoli Under 16 che batte 2-1 il Perugia. La squadra di Mister Bevilacqua supera gli Umbri grazie ai gol nella prima azione di gioco di Flora e Lettera. Domina gli avversari per un'ora e riesce a tenere botta anche nell'ultimo quarto d'ora grazie a un paio di ottime parate di Boffelli. Nel secondo dei 4 minuti di recupero gli Umbri accorciano le distanze grazie a un calcio di rigore siglato da Sirci. 4-3-3 per il Napoli con Boffelli in porta, Marchisano, Di Leo, Pontillo e Frullo in difesa, Gioielli, Lettera e Flora a centrocampo, Di Dona, Pesce e Salerno in avanti. 4-3-1-2 per gli Umbri con Patata in porta, Tempesta, Dottori Parolisi e Grassi in difesa, Paladino, Passaquieti, Sirci a centrocampo e Lolli alle spalle dei due attaccanti Buzzi e Lorenzini. Conti via, il Napoli passa subito in vantaggio. Siamo al primo minuto quando Marchisano crossa dalla destra, la difesa del Perugia rinvia, ma di testa Flora insacca il gol dell'1-0. Dopo pochissimi secondi il Napoli è già in vantaggio. Minuto 17 si fa vedere il Perugia, punizione di Lolli, mette al centro, la palla attraversa l'area in modo pericoloso e viene poi spazzata dalla retroguardia degli azzurri. Minuto 27, bel lancio di Lettera per Di Dona che prova il tiro, il numero 7 tira ottimamente ma si distende il portiere del Perugia a Patata ed evita il gol. Minuto 31, 2-0 del Napoli, splendida giocata, grande azione di Lettera con Pesce, il centrocampista finalizza dopo l'1-2 con il numero 9 degli azzurri e segna un gran bel gol, il gol del raddoppio. Ottima partita per Lettera, ottimo gol e 2-0 per il Napoli. Siamo al minuto 31. Minuto 35, cross di Marchisano, Flora in girata costringe all'intervento il portiere del Perugia a Patata. Minuto 39, ottima occasione per il Perugia, assist di Padalino per Buzzi, ottimo il tiro diagonale, termina di poco a lato. Minuto 40 ci prova Gioielli, il tiro finisce a lato e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Il primo tempo termina dunque sul 2-0 per gli azzurrini. Nella ripresa si fa vedere subito il Perugia con un palo. Siamo proprio al primo minuto della ripresa, punizione di Lolli, la palla arriva a Buzzi che colpisce il palo. Ottima occasione dunque per il Perugia che non trova subito il gol del 2-1. Nella ripresa il Perugia è entrato in campo con un piglio diverso, tiro di Lorenzini al quinto minuto, respinge Boffelli, buona occasione per gli ospiti. Qui invece siamo al minuto 12, dopo circa un minuto di proteste da parte della panchina del Napoli, viene allontanato dall'arbitro un collaboratore degli azzurri, inizialmente era stato allontanato Mister Bevilacqua, poi viene allontanato un collaboratore della panchina degli azzurri che avrà detto qualche parola di troppo nei confronti dell'arbitro. Minuto 26 si fa vedere nuovamente il Perugia pericoloso in questa circostanza con Buzzi, ottima parata di Boffelli. Un minuto dopo al 27esimo ancora una gran parata di Boffelli sul neo entrato Seghelli, salva per la seconda volta consecutiva in pochi secondi il risultato. Veramente ottimo l'intervento del numero 1 azzurro che fino al 25esimo era stato poco chiamato in causa e salva per 2 volte consecutive la porta azzurra. Minuto 42, calcio di rigore per il Perugia. Boemio non allontana al meglio, la palla arriva dopo un batti e ribatti a un attaccante del Perugia che viene atterrato in area di rigore da Di Leo dal dischetto. Sirci non sbaglia e firma il gol del definitivo 2-1. Napoli dunque batte 2-1 con gran merito il Perugia, ottima partita per più di un'ora. Per gli azzurrini solo un po' di sofferenza nel finale lecita e ottima vittoria per gli azzurrini in questa quinta giornata del campionato Under 16.